immediato dopo gara al Pala Sprint di La Spezia è arrivata la sconfitta preventivata. Sì, una cosa che sulla carta ci poteva stare, per come abbiamo interpretato la partita direi che non l'abbiamo giocata per momenti che si sono rivelati decisivi, abbiamo avuto dei momenti di blackout che in parte ci aspettiamo, che però dobbiamo riuscire tutte le volte a riassorbire. Chiaramente con un avversario di questa qualità questo non ti viene permesso, come è normale in questo livello, in questa categoria. Forse è l'avversario sulla carta più forte dell'intero campionato, una squadra molto attrezzata, un roster molto lungo. Mezzana se l'è giocata a lungo, questo è un segnale che possiamo interpretare come una crescita in questa via di stagione. Sì, in termini di crescita sì, chiaramente noi dobbiamo essere anche preparati alla frustrazione che ci può subentrare, anche quando facciamo cose buone ci vengono punite lo stesso, ma devo dire che nel secondo quarto abbiamo concesso troppi rimbalzi d'attacco per pensare di competere contro una squadra di questa qualità, gli abbiamo lasciato secondi e terzi tiri che loro poi alla fine hanno concretizzato e questo non te lo puoi permettere. Certamente ogni volta usciamo con una consapevolezza sempre più matura di quello che serve per star qui. Devo fare un plauso alla squadra nella reazione che abbiamo avuto verso fine terzo quarto e poi nel quarto quarto, anche se onestamente bisogna dire che gli avversari avevano allargato la loro rotazione, però abbiamo provato a fare comunque le nostre cose, buone cose, tutto ci serve per prendere un minimo di fiducia in più in partite che ci vedono sulla carta oggettivamente sfavoriti. A proposito di mentalità, c'è stata una fase della partita in cui la partita ormai si vedeva che era andata, il divario era importante, ma la squadra non ha mollato un centimetro, si è buttata su ogni pallone. È quello che gli ho chiesto nell'intervallo tra il terzo e il quarto quarto, deve essere un qualche cosa che ci contraddistinguerà per tutto il campionato, perché avremo delle situazioni in cui nonostante si faccia bene o molto bene gli altri saranno certamente più qualitativi di noi, quindi noi non possiamo pensare di avere tutte queste pause per questa lunghezza, è un processo che dovremo cercare di accorciare come dicevo già in passato, perché la consapevolezza di giocare contro squadre così forti deve essere forte sin da prima della gara.